Il quarto appuntamento del trofeo Motoestate celebra la scuola dei piloti bresciana. Luca Pedersoli, Matteo Mestriner e Francesco Bernoni sono gli eroi della manifestazione corsa sul tracciato di Castrezzato intitolato La memoria di Daniel Bonard. Dalle cilindrate più basse arrivando fino alle più potenti 600 e 1000, lo spettacolo andato in scena al Franciacorta International Circuit ha soddisfatto il palato fine degli appassionati. Giornata da incorniciare per Luca Pedersoli, il driver Camuno si è giudicato con una gara d'anticipo la corona di campione nella classe Open 1000. A Pedersoli è bastato classificarsi in seconda posizione grazie ad una gara di solo controllo per essere certo della conquista del campionato. Bravo e fortunato, il driver della Valle Camonica ha potuto sfruttare al meglio la mancata partenza di Alessandro Filippini, costretto a rinunciare al via del Gran Premio per le condizioni critiche della sua motocicletta gravemente danneggiata nel corso delle prove cronometrate a causa di una brusca caduta. Sorriso e champagne sul podio anche per l'altro grande protagonista della classe Open 1000. A ricevere i meritati applausi sul gradino più alto del podio è stato Luca Conforti. Il pilota di Concesio era uno dei grandi attesi della vigilia. Iscritto all'ultimo minuto, prima della chiusura dei permessi di partecipazione, Conforti era partito con ambizioni da podio. Pronostico rispettato per la felicità dei tanti tifosi arrivati a Castrezzato a sostenere Broncos. Terzo, Cristiano Gipponi con l'altro bresciano Paolo Cristini, decimo, e Marco Santini, tredicesimo. Accesa anche la battaglia per la conquista della gara nella Mini Open, a spuntarla dopo un acceso duello è stato Francesco Bernoni. Grazie all'abilità di guida del pilota ed una moto ottimamente preparata dal team, il centauro bresciano ha saputo regolare il compagno di squadra Kevin Rossi, autore della pole position della domenica mattina. Vittoria di forza e di cuore quella di Bernoni davanti al pubblico amico, capace di conquistare così il suo secondo successo consecutivo al Motoestate. Bresciana è stata anche la vittoria della 1000 Motoestate grazie al caparbio e performante Matteo Mestriner, capace di battere i compagni e amici Massimo De Carli e Oscar Tavella. Ma quella intera di Franciacorta è stata una giornata di motori a 360 gradi. La zona del paddock adiacente ai box è stato il cuore pulsante di numerose attività. Nel folto programma stilato dall'organizzazione della Sprint House, ampio spazio è stato concesso per la seconda edizione della moto concentrazione di Franciacorta, così come numerose sono state le adesioni per i corsi di educazione stradale promossi dalla Polizia di Stato.